Gli aggiornamenti sono che stiamo approfondendo una pista, diciamo, romana, cioè nel senso noi pensiamo che la signora sia a Roma. Ancora nessuna notizia di Concetta Bruno, la donna 56enne di Ordona, allontanatasi volontariamente da casa lo scorso 16 giugno e di cui si sono perse le tracce. I familiari della donna si sono rivolti all'associazione Penelope, che si occupa di assistere i parenti delle persone scomparse. Quella mattina Concetta ha preso un treno per Foggia. Una volta arrivata, la donna ha poi acquistato un biglietto per Roma e, in attesa della partenza, si è recata nella chiesa Madonna della Croce, a pochi passi dalla stazione, come testimoniano le immagini delle telecamere comunali di videosorveglianza. Da quel momento in poi di lei si perdono completamente le tracce. Le telecamere all'interno della stazione da mesi non sono più funzionanti e non si ha dunque certezza che la donna sia salita sul treno diretto a Roma Termini, poiché il biglietto non risulta scansionato dal controllore. Non abbiamo le prove certe che abbia preso il treno e che sia sceso a Roma, però la sua volontà era quella di andare a Roma, costi quel che costi, direi, e quindi molto probabilmente la signora è a Roma e magari sta in qualche ostello, sta andando a mangiare in qualche mensa, si sarà incontrata con altri gruppi religiosi. La signora era molto religiosa, quindi anche con il gruppo che frequentava, Rinnovamento nello spirito, io li ho contattati, ho scritto una mail, attendo risposte. Come stanno le figlie? Quali sono i messaggi, insomma, che arrivano dalla famiglia? Beh, i messaggi che arrivano dalla famiglia sicuramente sono messaggi. Non è una famiglia che ha trascurato l'assenza della familiare. La cercano e vogliono sapere se sta bene. Devo dire che anche i carabinieri di Ortanuova, ho parlato con il comandante, si stanno attivando su tutti i fronti e settimana prossima faremo un salto in procura per capire un attimo se ci sono delle novità e vedere di ritrovare la signora, quantomeno per sapere se è viva, sta bene e rispettare la sua scelta.